Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andiamo a vedere che cosa scambiano le persone per i nuovissimi pet dell'aggiornamento della piscina, del pool party. Non so bene come chiamarlo, ma comunque sono il pesciolino rosso e i dollari di sabbia. Ho sbagliato e sono già entrato in un server, sì. Non c'è la schermata principale con l'aggiornamento, con tutte le novità dell'aggiornamento. Qua con me un white dollar stand che ho comprato in live con voi. Se ragazzi vi siete persi la live, se non avete visto me acquistare i pet, i nuovissimi pet, mi raccomando andate a recuperarla, la trovate nella sezione dal vivo del canale. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Giù in descrizione potete trovare un sacco di link utili come il link per il mio gruppo Roblox, il link al server privato e il link agli abbonamenti. Tra l'altro devo salutare dei nuovi abbonati che sono Luigi Donato, che si è abbonato in live, Messico, Domi, Nerino il gatto pazzo e Marti 2312. Veramente grazie mille per esservi abbonati. Se anche volete far parte dell'SPC Data Squad, mi raccomando andate a guardare il link giù in descrizione. Allora, dovremmo essere in un server ricco invece. No, siamo in un server. Vabbè, non è... non lo so, vabbè, non è così ricco. Sì che non devo scambiare chissà che pet. Oh mio Dio, ho appena capottato una. Magari questo server va più che bene. L'unica cosa che volevo andare a fare prima di cominciare questo video è quella di prendere almeno 3 pesciolini in più, perché al momento ne ho solamente uno e vorrei provare a scambiarlo come una specie di bundle da 4. Perché faccio questo? Magari voi non lo sapete, ma ogni volta che esce un pet bucks nuovo cerco di prenderne almeno 4, perché così magari le persone vedono che ne scambio 4 e sono più invogliate, insomma, a prenderlo, perché ne ho 4, quindi lo fai neon. Allora, ne andiamo a prendere ancora 1, 2, 3. Direi che va bene, perché mi hanno, costano un sacco, cioè 3, quasi 4000 e qualcosa, non so quanto, più di 4000 bucks del gioco per avere solo 3 pesciolini, quindi insomma, costano davvero tantissimo. Ci riteletrasportiamo al centro e vediamo se intanto qualcuno vuole offrire per 4 pesciolini carini. Allora, il pet, il mio pet preferito di questo aggiornamento, ovviamente, manco ve lo sto a dire, l'ho detto 300.000 volte, il pesce rosso è carinissimo. E sicuramente io ce l'avrò, sbarra farò mega o neon, spero nei prossimi giorni. Secondo me questo pet è veramente veramente carino, raga. Ne vale veramente tutti i bucks spesi. Anzi, mi dispiace che rimane lì per sempre, perché si va a svalutare un po'. Secondo me era carino se lo tenevano solo una settimana, ecco, così magari andava a valere un pochino di più. Però chi se ne frega, buon per me. Cioè, nel senso, potrò ottenerlo, sbarra farlo più facilmente, perché rimane lì. Vediamo se c'è qualcuno interessato a Emma Green. Quindi vediamo che cosa ci offre Emma per 4 pesciolini, che non so dove sono. Pesciolini, eccolo qua, pesciolino 1, pesciolino 2, pesciolino 3 e pesciolino 4. Ma dai, Emma, una stingray per 4 pesciolini. Sì che non si trova più, però è un non comune, ma assolutamente no, assolutamente no. Tra l'altro vado a mettere i pesciolini tra i preferiti, perché sennò me li perdo strada facendo. E adesso continuiamo la nostra ricerca per qualcuno che voglia scambiare, che voglia farci trade per questi 4 pesciolini. Io veramente ci spero un sacco. Adopt Me Queen. Allora, 1, 2, 3, 4. Can I offer for one? Vabbè, allora, le vuole offrire solo per uno. Proviamo a vedere che cosa offre per un solo pesciolino rosso. Vediamo. Ok, uno Shiba Inu Neo 18. Quindi va bene, ma ne ho veramente tantissimi. Do a nice offer, but no thank you. Solamente perché ne ho veramente un sacco di Shiba Inu. Continuiamo la nostra ricerca. Gia lo sei. Gia lo sai. Non so bene come si pronuncia. Aggiungiamo tutti i pesciolini. Sei il vero. Ecco, è una ragazza che mi segue. Saluto Gia lo sai 10. Spero di averlo pronunciato bene. Se stai guardando questo video, ti saluto. Oh mio Dio, ci ha appena offerto un Cerberus e un Pico per 4 pesciolini? Seriamente, cioè sono rari. Lei ci sta offrendo 2 leggendari. Ok che sono un po' vecchiotti, ma entrambi sono Robux, e secondo me ne vale la pena. Si possono ancora trovare entrambi, però per 4 pesciolini? Oh mio Dio, grazie mille Gia, veramente grazie mille. Adesso le chiedo se vuole fare pure una foto, perché è stata fin troppo gentile. A few moments later. Ho appena fatto la foto con Noè. Si chiama Noè, ho visto che c'è scritto sulle il nome. Quindi grazie mille ancora Noè per il bellissimo trade. Se vuoi salutarmi sono Noemi. Quindi Noemi, se stai guardando questo video, grazie ancora. Se anche voi mi vedete in giro, ragazzi, fermatevi e chiedetemi di fare una foto, la faccio. Allora, proviamo a vedere che cosa offrono invece per i dollari di sabbia. E qui ne ho 2. Vabbè, proviamo a scambiarli uno alla volta. Poi se ci va male, proviamo a scambiarli insieme. Scriviamo trading red dollar sand. Quindi vediamo se per il dollaro rosso offrono qualcosa. Power o power shog, non so bene come si pronunci. Vediamo che cosa offre. Sì, vabbè, ovvio, per cosa? Cioè, e cosa ti devo dare per un parrot? Ti ho scritto punto interrogativo se, vabbè, non ci credo mai più che per i dollari di sabbia ci dà un parrot.
Non ci credo né ora né mai, ci sta sicuramente trollando, però vabbè, nel caso in cui lo scambio per un Parrot, raga, questo qua sarà intitolato il video più epico nella storia di Adopt Me. Proviamo a vedere Emily Bear che cosa ci offre per il dollaro di sabbia rosso, un Tucano Ride, ok, carina come offerta, solo che il Tucano è gratis, questo è Robux, è Ride, è preteen, però c'è da un sacco di tempo. Ah, devo pure aggiungere, no, mi spiace Emily, direi decisamente di no. Tra l'altro il server si sta pure popolando, Emma Green, ci ho già mandato un'offerta Emma Green se non sbaglio. Di nuovo, Emma, non la voglio la tua Stingray, non so perché continua a offrirci la Stingray, manco valesse tanto. Vediamo se c'è qualcun altro interessato. Vabbè, nessuno ci sta mandando offerte, quindi provo a vedere se invece con quello bianco sono più interessati, magari più kawaii, non lo so, magari piace di più alla gente, questo non lo so. Però a vedere Trading New White Dollar Sand Uriel, ok, abbiamo una richiesta, vediamo poi cosa ci offre per il dollaro di sabbia. Wow, White Amazon Parrot Ride, raga, sì, perché mi piace un sacco questo trade, voi lo sapete, amo gli Amazon White Parrot e Ride e Junior, ok, quindi è un po' cresciuto e vale 200 Robux questo qua, e sì, è un bundle da due, quindi uno solo non vale 200 Robux, quindi secondo me questo trade, ragazzi, ci sta, quindi vado ad accettare. E abbiamo scambiato il White Dollar Sand, adesso ci manca quello rosso, raga, che non so perché non lo vogliono. Zelin ci ha mandato una richiesta, non sto capendo, c'è un Neon Dog, un Mouse, un Small Gift, Wolper Tinger, sono tutti comuni, insomma, secondo me, ok, c'è uno Shitland Pony Dark Brown, raga, no, non mi piace per niente questo trade. No, raga, no, vado a declinare. Si sta aggiungendo roba, mi dispiace Selin, ma vado a declinare. Caio, vediamo Caio che cosa ci offre per il dollaro. Dai, facci una bella offerta, facci una bella offerta. Un Nega Dragon, un Nega Dragon per un dollaro di sabbia. Raga, che dite? Sì, dai, vado ad accettare perché mi manca e io non lo troverò. Ok, ha declinato, ha fatto letteralmente tutto lui. Gracie, bro, un chick. Amo i chick, voi lo sapete, sono ossessionato dei chick, ma ce l'ho già mega, quindi non me ne farei niente, anche se post-in ed è super carino e mi tenta, non ci farei praticamente niente dal momento che ce l'ho mega. Oh, raga, quello rosso, devo dire che è complicatino, scambiare. Ok, Lola Nessa. Lola Nessa. Sta aggiungendo delle robe non male, ok? Ok, raga, è troppa roba, mi piace un sacco. Tra l'altro mi piace anche blu. Non lo so, voi che dite? Cioè, sono tutti pet che si possono trovare, tranne questi tre. Sarei tentato, perché sono un sacco di pet e questo è solamente uno. Raga, non lo so, cosa faccio? Accetto o non accetto? Vabbè, raga, sapete che c'è, vado ad accettare solo perché sono un sacco di pet. Non ho capito, mi ha chiesto se è un unicorno. Perché mi ha chiesto dell'unicorno se voleva il dollaro di sabbia? Tipo, accetti o non accetti? Op, no, I don't know, but I will do it. Cioè, sì, mi stai dando i pet, mi stai dando 9 pet, però comunque Robux, quindi accetterà o non accetterà l'offerta? Io vado a confermare, poi se lei lo vuole fare bene, se no altrimenti, ok, l'ha fatto. Ok, siamo riusciti a scambiare tutti quanti i pet, secondo me non mi è andata male, cioè mi va bene, cioè là il White Amazon Parrot e tutti questi pet per quelli là. Ah sì, e dimenticavo il fantastico trade di 4 pesciolini con Noemi, che dove ho ottenuto il Cerberus e il Peacock, quindi secondo me fantastico. In ogni modo, direi di concludere con questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto, se secondo voi ho fatto bene, se ho fatto male, se devo tenermi quei pet. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi li avete scambiati, che cosa siete riusciti a ottenere. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao!